Amici da casa, buonasera, siamo in compagnia col notaio De Cesare, ormai diventato un'abitudine della nostra emittente e vogliamo trattare alcuni argomenti. Buonasera, un saluto a tutti i telespettatori e un augurio di pronta guarigione anche al direttore Gigi Mercogliano. Sicuramente mi associo perché con la scusa di non stare bene, questa è la seconda volta che manca, però noi siamo degli amici e lo giustifichiamo. Io scherzo su questo argomento, invece, anzi, deve tornare subito a lavorare perché qui c'è da fare. Andiamo un attimo a trattare un po' gli argomenti che lei si era prefisso di trattare. Salvini a Napoli è stata veramente una brutta pagina, secondo me, per la città. Sì, però diciamo non di per sé la venuta di Salvini, perché è un diritto costituzionalmente garantito a tutti quanti i miei cittadini, a maggior ragione a un esponente politico nazionale, quello di svolgere attività politica in qualunque luogo, e quindi sotto questo aspetto assolutamente nulla da dire. È tutto quanto il contesto e il contorno che si è creato, che ha creato un gravissimo danno sia ai cittadini, per la loro incolumità fisica. Noi abbiamo assistito, sia pure per televisione, viva Dio, non eravamo in quelle zone, agli scontri che si sono tenuti a Fuorigrotta, sia a quello che era il contesto nel quale si è svolto, perché a me è capitato di passare il mattino precedente, sotto al Mattino, il giornale Il Mattino, dove c'era stata un'intervista rilasciata da Salvini il giovedì. Sì. E io ho notato un grosso striscione proprio all'imboccatura del tunnel della Vittoria, dove si attaccava il Mattino come traditore antimeridionalista. E allora di per sé, quindi noi abbiamo in questo momento abbiamo avuto un attacco a un diritto costituzionalmente garantito e l'attacco alla libertà di stampa pure. Allora, la posizione del sindaco io credo di poterla riportare, perché l'abbiamo mandata in onda, perché noi siamo democratici al 100%, a noi qualsiasi persona viene, vuol dire qualcosa, noi gli apriamo i microfoni, però ci dobbiamo attenere un attimo a quella che è la sua ricostruzione. Lui non contestava il diritto sacrosanto di Salvini di venire a Napoli. Lui diceva solo una cosa: sembra giusto che una persona che ha attaccato Napoli, che ha parlato male dei meridionali, oggi venga qui a Napoli a fare la sua campagna elettorale. Punto politico. Punto tecnico: essendo lui il primo cittadino della città, non poteva essere certo lui a impedire il comizio. Però, a suo dire, quando si sono fatte queste riunioni in prefettura, lui ha sconsigliato caldamente e vivamente di adoperare una struttura del comune. Perché? Questa è una storia simpaticissima sotto molti aspetti. Perché simpatica? Perché il comune, e in realtà l'ente mostra, ha mandato disdetta a Salvini dicendo il venerdì, la rescissione del contratto, certo. Che lui riteneva che non era quello il luogo per evitare, cioè, la preoccupazione del sindaco è che quello si poteva benissimo fare questo in un altro luogo che aveva la mostra d'oltre mare, perché lui prevedeva la possibilità di scontri, e si sono poi verificati. Ma allora leggevo oggi un report della Digos dove si affermava che era stato tutto quanto preordinato a tavolino, questi scontri che ci sono stati, perché a noi piace la dialettica politica e democratica, non certo gli scontri, ma bisogna evitare a monte che questi scontri possano avvenire. Allora, giustamente, io faccio un'altra riflessione. Era stata prenotata la mostra d'oltremare, prevedendo magari un certo afflusso, indipendentemente da questo, non è proprio tanto questo il problema. Per fare un corteo, che ovviamente è organizzato pacifico quanto si vuole, poi ci sono stati gli infiltrati, black bloc, quello che si vuole, allora era necessario, era opportuno dare l'autorizzazione a quel percorso, a quel tragitto, per fermarsi poi a una certa distanza dalla mostra d'oltremare, a maggior ragione nel momento in cui gli animi già erano tanto esacerbati, passando vicino ai cantieri dove si potevano reperire dei materiali che potevano essere utilizzati come armi contundenti. Insomma, io sono stato dall'altro lato della mostra, perché noi abbiamo registrato l'integrale di Salvini, un'intervista a Salvini completa che abbiamo già mandato in onda,
e che tra qualche giorno, quando si sarà calmato tutto, noi rimanderemo, perché io credo che ci vogliono degli approfondimenti fatti con calma. La prima cosa, io sono sicuro che coloro che hanno organizzato questi movimenti saranno intercettati dalla Digos, perché la nostra polizia funziona. Viva Dio. Quindi viva Dio. Ma non è giusto che debbano essere feriti per difendere l'ordine pubblico. Ma non esiste. Questa è una cosa gravissima. Allora, noi abbiamo, scusa se interrompo, abbiamo avuto in questa vicenda un primogenia totalmente negativa e nefasta, se vogliamo, perché si è parlato di Black Blocs, e i Black Blocs ovviamente mi fanno ritornare alla memoria G7, G8, G9, G20 e roba del genere. In tutto il mondo, noi in un convegno politico, oltretutto locale, abbiamo avuto i Black Blocs. Allora, questo la dice lunga sul clima di esasperazione che però c'era in città. Dobbiamo essere obiettivi. Noi non possiamo. Allora, secondo me il problema è questo: si sono innescati due movimenti. La ribellione politica del sindaco nei confronti di Salvini, che è stata interpretata da tutti come una sommossa nei suoi confronti. In realtà non è così, perché il sindaco giustifica la sua posizione come la posizione di lei. Anzi, tornando proprio all'attualità, l'ultima intervista fatta stamattina dice che lui rimarrà sindaco fino alla fine del suo mandato e dopo si interesserà della politica nazionale. Quindi a questo punto qua credo che il suo dissenso politico sia stato interpretato da molti come l'esigenza di fare qualcosa contro Salvini. No, ma assolutamente. Allora, a maggior ragione occorre una cautela forse eccessiva in questi frangenti, perché il sindaco che si è già proiettato da un po' di tempo sulla ribalta politica nazionale, perché lui ambisce magari ad occupare quel vuoto che è stato lasciato a sinistra dal PD, soprattutto dal PD renziano, cosa che viene imputata a Renzi proprio con la scissione del PD, che è rimasto il vuoto a sinistra, e lui vuole candidarsi a occupare questo vuoto, a prendere questo voto. Ma lui è molto vicino alla posizione di Emiliano politicamente, almeno nelle ultime dichiarazioni. Sì, però il problema è che quando ci sono i centri sociali, quando ci sta Insorgenza, quando ci stanno altri che recepiscono dei messaggi diversi e li modificano, loro usano e consumo. Io le sono molto obiettivo. Io credo che che io il sindaco l'ho sentito, tramite i contributi della Web TV noi abbiamo sempre gli aggiornamenti costanti. Allora, lui ne ha fatto una questione politica, la questione politica è stata interpretata da alcuni in maniera errata, infatti lui dice che sono una prima persona arrabbiata nei confronti di chi ha deviato quella che era una bella manifestazione pacifica, che hanno partecipato uomini e donne, che è diventato poi un evento di scontro con la polizia. Sì, siamo d'accordo. Allora ritorniamo un attimo al discorso che io facevo prima. Allora, una bella manifestazione politica pacifica, ma chi ha autorizzato a fare, e chi l'ha organizzata, poi chi ha autorizzato a svolgere una manifestazione che doveva nascere pacifica, per fermarsi a 50 metri da un convegno politico dove di per sé si sapeva che c'era del fermento. Io credo personalmente una bella posizione diversa. Se questa manifestazione si svolgeva sul lungomare era una cosa meravigliosa, ossia praticamente il luogo secondo me è stato sbagliato per evitare le qualsiasi frizione che potesse ovviamente si sta riferendo a quella pacifica, alla cui testa ci stava sia la Clemente che Ciro Borriello, quindi quella pacifica senz'altro secondo me è stata sbagliata l'ubicazione, perché bisogna sempre evitare questi contrasti, anche perché noi dobbiamo capire una cosa, che mentre noi parliamo con molta serenità e obiettività ci sono persone che cercano sempre il pretesto per attaccare polizia e carabini, e questo è veramente vergognoso. Questa è una cosa che non va. Bene, allora lasciamo questo argomento, che secondo me i vostri lo potranno giudicare, perché io mi auguro che il sindaco De Magistris diventi politico a livello nazionale e lì con i voti, con i consensi può mantenere le proprie posizioni.
indubbiamente poi dopo si vedrà. E noi ci auguriamo di poterlo sempre seguire. Ma io proprio perché io voglio giudicare le persone sui fatti. Io sono una persona che ama giudicare le persone sui fatti. Certamente. Allora lasciamo questo argomento, so che lei voleva trattare un altro argomento. E purtroppo noi stiamo sempre a parlare di cronaca nera. Mi farebbe piacere qualche volta commentare qualche cosa di gioioso, di positivo, ma purtroppo la cronaca nera è quella che attimo per attimo invade le nostre vite e le nostre case. Notizia proprio di stamattina e degli ultimi momenti è quella degli arresti che ci sono stati per connivenza con il clan dei Casalesi, arresto anche dell'ex assessore Sommese e altri, anche il presidente della Fondazione Banco Napoli. Sono arresti che lasciano, non per l'arresto, ma sono imputazioni che lasciano sbigottiti noi cittadini. Indubbiamente la magistratura dovrà fare il suo corso, ci auguriamo tutti quanti che io da cronista conosco bene sia il sindaco di Aversa, per aver intervistato ultimamente, sia quando era presidente dell'Ordine, sia ultimamente, e Pasquale Sommese, che avrò intervistato centinaia di volte, quindi conosco anche bene la serietà del magistrato che sta facendo l'indagine. Quindi veramente è una posizione che io ritengo che, secondo me, dobbiamo vedere questi accertamenti dove andranno. No, certo, adesso sono i primi momenti. Sono i primi momenti che ci lasciano sconcertati. Sono sconcertati. A livello umano la massima solidarietà. No, ma assolutamente. Perché sono professionisti, c'è un coinvolgimento di famiglie, quindi è una cosa molto triste. Sì, ma oltretutto a parte quello, a prescindere, e tenendolo però come punto di partenza, il principio costituzionalmente sancito di quello della presunzione di innocenza fino alla condanna passata in giudicato, ma a parte questo c'è anche l'aspetto umano, perché leggevo che si è avvertito anche un malore, per cui il magistrato stava vedendo se era opportuno tenere in carcere o passare magari in ospedale. E questo è un discorso, però dopo la magistratura deve fare il suo corso e ci auguriamo, come sempre, che lo faccia in tempi brevi e si arrivi a una decisione definitiva. Anche per sgombrare dubbi che possono avere la gente. Purtroppo la considerazione amara che si ricollega al fatto che noi stiamo sempre a discutere, purtroppo, di cronaca nera e giudiziaria più che altro, e sono questi continui scandali che arrivano dal mondo politico, politico-amministrativo, e l'ultima è proprio di poco tempo fa, per Finmeccanica, chiusura delle indagini con rinvio a giudizio e roba del genere. Insomma, Finmeccanica così, poi c'era l'ASL di Roma, poi ci stava arresti a Roma. Allora, noi viviamo un momento particolare dove, secondo me, la gente ha perso la dignità del proprio. Allora, certamente il discorso del ma comune mezzo gaudio non ci può rallegrare, anche perché noi vediamo che assistiamo ai fatti italiani e sono spalmati un po' su tutto il territorio nazionale, su tutti quanti i partiti, tutte le realtà, ma anche a livello internazionale. È stata destituita la presidente della Corea del Sud per concedere mutui, tutto quello che si vuole. E poi dopo mi trovo non solo la difficoltà a venderlo, ma la difficoltà a prenderne 200, 250, sono restio a metterlo sul mercato. Chiaro. Dall'altra parte noi che cosa abbiamo? Abbiamo che la popolazione si è impoverita, ma si è impoverita e per la crisi economica dovuta, e lo sappiamo tutti, a istituzioni bancarie e finanziarie, e a una tassazione veramente abnorme. E oltre alla precarietà del lavoro per quanto riguarda tutte le famiglie, e allora quindi si è impoverita e non riesce ad accedere alla casa. Ma non ritiene che la tassazione globale sugli immobili sia la vera causa del blocco di questo mercato? Allora, la tassazione globale senz'altro è così, e tanto per dirne una. Per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari, l'imposta di registro minima invece di 200 è 1.000 euro.
È ovvio, in questi 1000 euro non dobbiamo sottacere che ci rientra anche l'imposta di bollo e ammenicoli vari, però il minimo da pagare è 1000 euro. Diciamo, ci sta da parte del legislatore, che recepisce però delle idee, delle iniziative europee, una volontà di tartassare ancora di più la casa. E l'unico paese che ha fatto un qualche cosa di mal visto all'Europa è stata la Spagna. Ha preso le bacchettate, ha ridotto all'epoca l'IVA sugli immobili nuovi e la Spagna sta crescendo, il PIL della Spagna sta crescendo. Insomma, cresce chi si allontana dall'Europa. Non è questo il messaggio che vorrei mandare a casa, però bisogna considerare l'Europa come un padre familiare. Sì, sì, tant'è vero, adesso si parla di Europa a due velocità, ma l'Europa a due velocità c'è stata nei fatti e c'è nei fatti, però l'Europa a due velocità non deve essere soltanto concepita come velocità di crescita, ma anche per la velocità di adeguamento a certi parametri. Cioè la considerazione deve essere tutto. E io leggevo l'altro giorno che si sta rivalutando anche quelle che erano le posizioni della Grecia all'epoca, di Zarofakis. Le stanno rivalutando un pochettino, dice, forse non è che diceva tante sconcezze, e noi assistiamo ancora di più che la Merkel soprattutto sta incidendo ancora negativamente sulla Grecia. La cosa strana, secondo me, che prima c'era proprio l'entusiasmo di acquistare un immobile per lasciarlo ai figli, per lasciargli qualcosa di sicuro nel tempo. Sta volontà mi sembra che stia venendo meno. Ma non c'è la possibilità di tesorizzare, ma perché bisogna fare fronte alle spese correnti quotidiane. E il fisco che ha strozzato tutti quanti i cittadini non consente di mettere qualcosa da parte. I giovani che non hanno lavoro, se i genitori devono pensare a sostenere i giovani che poi dopo, ben per loro che vanno all'estero perché qui non c'è da fare, non c'è lavoro, allora se deve pensare oltre al proprio sostentamento a sostentare, non aiutare alla crescita dei giovani, e come fanno a pensare di dare la casa? Qual è la sua ricetta per poter cambiare la situazione? Guarda, allora io non ho una ricetta, io purtroppo ho una considerazione molto amara da fare, e questo si ricollega anche a quelli che sono gli scontri di fuorigrotta di quali parlavamo prima. C'è da parte dei cittadini, ci sta una, non soltanto una disaffezione nei confronti dello Stato e delle istituzioni, che viene incrementata anche da questi scandali ai quali assistiamo quotidianamente, ma nemmeno un sentire di non far parte dello Stato italiano, ma quasi una sorta di repulsione. E questo è pericolosissimo, in questi momenti è gravissimo, molto grave. È gravissimo, e si nota in tutti quanti. E i maggiori colpevoli sono i politici, e non, questi politici non ci vogliono mandare alle urne, ma quella è la strada obbligata. Noi abbiamo assistito al teatrino del PD. Noi prima del 2018 non andremo a votare, no, ma assolutamente. Non c'è da parte di nessuno di loro interesse al voto. Non c'è interesse, non c'è volta. Mi sembra la più grande farsa che noi possiamo assistere. No, esatto. Meno male che c'è Gentiloni, che è una persona per bene, glielo dico perché lo conosco personalmente. Quindi io ritengo che sia una persona che mantenga un equilibrio in attesa che si sciolgano queste riserve. Ma nessuno discute sulla persona, ci mancherebbe tanto di cappello, anche perché si è preso il cerino acceso in mano che nessuno voleva in questo momento, e nessuno vuole. Però noi dobbiamo tenere presente che annaspare così per altri 9 mesi non può che farci male. Sì, ma Forza Italia non ha alcun interesse al voto. Assolutamente. Berlusconi sta aspettando la sentenza di Strasburgo. Sì, questo sì. E perché per vedere se può ritornare in campo per la sua agibilità, esatto. Politica. Ok. E questa è la prima forza. Il PD è scassato. Il PD secondo me ora per le percentuali di proiezione entro a fine aprile, quando c'è il congresso, Renzi dovrebbe ritornare in sella per quanto riguarda il PD, quindi c'è la sua posizione. Sì, Renzi torna in sella,
senza voler sottacere il fatto che se tutte le dichiarazioni che lui aveva rilasciato all'epoca, che se avesse perso il referendum sarebbe andato a casa, avrebbe chiuso con la politica, eccetera, eccetera, non gli interessava fare il segretario, può fare il segretario. Che poi vabbè, sconderà nelle elezioni. Ma noi dobbiamo sempre questo renderci conto, che a casa alla fine chi va a votare sembra che non segua la politica, però poi quando sbagliano intartassano, allora, eliminano. Allora, però i cittadini di fronte a queste giravolte che cosa fanno? Che atteggiamento hanno? I cittadini quando sentono, sempre con la presunzione di innocenza che ovviamente deve essere il nostro faro, però quando sentono che c'è un ministro lì che comunque diciamo è sotto la lente della magistratura e resta. Allora, noi dobbiamo capire anche una cosa. I tempi sono cambiati. Una volta un uomo che aveva solo l'avviso di garanzia era una persona che andava subito a dare le dimissioni, subito, in passato. Oggi allora, non è più così, allora, anche perché ci sono molti processi che si chiudono in un nulla questo è quello che spinge poi le persone a rimanere. Questo è un altro aspetto, perché tutti quanti non possiamo dimenticare l'avviso di garanzia, poi che necessità c'era, l'avviso di garanzia consegnato nel G7 a Napoli. E che necessità c'era di darle in quel momento? E quello portò le dimissioni. Adesso non c'è più questo dovere. Politicamente sì. Quando si arriverà all'esito finale, si vedrà la realtà come sta. E questo è l'aspetto spinoso, un aspetto spinoso sul quale si sta discutendo da anni e che ogni tanto ritorna in auge, è la funzione della politica e la funzione della magistratura. E la magistratura non può governare la politica di un paese, ma purtroppo la politica si è ritratta e ha lasciato spazio alla magistratura. Si è ritratta e la magistratura trova ogni giorno, ogni momento, quella che definire magagne veramente è un eufemismo, e allora non riusciamo più. L'unico è cambiare classe politica. Per fare questo, alle urne, e però ovviamente anche nella confezione delle liste, lì bisogna cambiare totalmente metodo. Ma è qual ovvio. È questo metodo? Allora, io su questo le garantisco, perché avendo seguito la politica da anni, mi viene da ridere quando la gente dice bisogna cambiare metodo. Qual è questo metodo? Tu vedi una persona che è incensurata, che è una persona che non ha nulla a che vedere con problemi penali, a un certo momento lo metti lì e gli arriva lo stesso l'avviso di garanzia. Qual è il sistema? Allora, il discorso lo metti lì, già questo discorso è un discorso che presta il fianco a tantissime critiche e poi dopo ci ha portato e ci porta nella situazione nella quale siamo. Lei, se si vuole candidare, che deve fare? Deve andare una segreteria di partito e avere a che fare con il partito, indipendentemente dalla sua è ovvio perché non è votato come 5 Stelle dal metodo web, e a quel punto là lei entra nella... Io più volte ho detto che i 5 Stelle ci hanno indicato una strada, ed è una strada che a mio avviso è validissima, una strada per far destare dal sonno, far uscire dal guscio tutte quelle persone valide che si ritraggono un po' perché non ci vogliono avere a che fare con queste beghe politiche, un po' perché non ritengono di essere, diciamo, adeguati per svolgere queste funzioni. Però ed è un metodo, ma noi abbiamo avuto allora, perché noi a Napoli, tornando a Napoli, perché abbiamo avuto De Magistris che è andato al ballottaggio con Lettieri, perché il PD non è stato all'altezza di esprimere un candidato serio, perché Forza Italia non ha espresso un suo candidato, ma ha espresso un candidato di una lista civica, che adesso, notizie proprio recentissime, Lettieri dice: io abbandono il consiglio comunale perché tanto io sto con la lista civica, mica sto con Forza Italia.
Gli è nata una frattura perché e poi è la seconda volta che nasce questa frattura. E allora ritorniamo a monte. Chi è che sceglie le liste? Chi è che le forma le liste? E poi dopo si vedono anche i contenuti. Ma il problema è a monte, chi le confeziona? Le scelgono i dirigenti dei partiti, le scelgono i segretari nazionali, i quali naturalmente fanno la proiezione sul futuro candidato per vedere se la loro lista è accettata o non è accettata. Questo è un po' il criterio. Però alla fine quello che io dico è sempre questo: non è chi viene candidato o chi non viene candidato, il problema è no. Noi dovremmo imparare a giudicare i nostri politici per quello che realizzano durante il loro mandato. Questa è un'abitudine che noi non abbiamo. Quella del controllo, ossia noi abbiamo un pessimo difetto: votare un partito, votare una persona, dopodiché lo lasciamo, lui lavora e non lo controlliamo. Questo è il vero punto grave che bisognerebbe cambiare. Sì, però a monte dire anche, diciamo, un programma, perché chi mandiamo in certi posti deve lavorare per il bene dei cittadini e della nazione. Questo è chiaro. Allora, beh, io penso che noi siamo allargati sì, con i tempi. Tra altre cose, chiedo scusa, ma un punto fondamentale sul quale è ritornato un'altra volta, proprio oggi, il Santo Padre: il lavoro, la dignità del lavoro. Quando il Parlamento si blocca a parlare di eutanasia, a parlare di donazione di gameti e embrioni, oltre che per l'eterologa, per lo studio e la ricerca, quando si blocca per parlare di gender, queste sono le cose che servono ai cittadini, che servono alla nostra società? Guardi, io credo che ci sono delle cose, allora il sistema parlamentare che è completamente sbagliato, perché definire delle cose, noi abbiamo queste benedette commissioni, è possibile che la legge sta ferma 3-4 anni in una commissione, vuol dire, non lo so, i tempi di produzione del nostro Parlamento rispetto ai parlamenti europei è qualcosa di aberrante. È il metodo, il sistema, no. Le forze che si contrappongono, ma non c'è un progetto di società. No, noi abbiamo una produzione normativa veloce ed eccessiva. Si ferma però. Eccessiva. Allora, ben vengano le discussioni. Sono 4 anni su questa legge. Per quanto riguarda l'eutanasia che ferma. No, non è da 4 anni, noi abbiamo da molto di più, esatto. Ma a maggior ragione, quando si sta a parlare di quelli che sono dei principi e dei diritti fondamentali dell'uomo e della vita, quando parliamo della vita, ma l'odio deve essere ponderata. Io non ho dubbi che debba essere ponderata, però il problema rimane sempre questo. Rimane che noi questo è un argomento che ha tanti risvolti che sono infiniti, quindi tutto questo finisce di bloccare. Ossia, io sono convinto che l'Italia non farà mai una legge sull'eutanasia. Io me lo auguro. Io ne sono convintissimo. O sarà il solito aborto di natura che non è né buono per l'uno né buono per l'altro. Ma il problema, perché il diritto alla vita è un diritto sacrosanto, quindi nessuno di noi può dire spegniamo la lampadina e chiudiamo. Vabbè, io già avevo fatto delle disquisizioni, ma penso, non mi ricordo se l'altra volta qui. Comunque io ritengo che non esiste il diritto alla vita, perché se no esisterebbe il diritto alla morte. È la tutela della vita che è un qualcosa di diverso, sia dai suoi primi albori fino alla morte naturale e alla dignità sia della vita che della morte. Però di per sé è inconcepibile che si forzi la mano al Parlamento con delle attività, degli atti svolti in maniera eclatante e supportati anche dagli organi di stampa perché vengano approvate delle norme devastanti sotto pressione della piazza in pochissimo tempo. No, questo non è un modo di poter legiferare. Io possiamo chiudere il nostro incontro dicendo che lei è contraria assolutamente per qualsiasi regolamentazione dell'eutanasia. Allora, l'eutanasia è un delitto, l'omicidio del consenziente è un delitto, il suicidio assistito è un delitto, eutanasia dobbiamo parlare di attivo o passiva, ma non si deve praticare l'accanimento terapeutico, si devono praticare le cure palliative, le terapie per il dolore. Quindi il testamento biologico, cosiddetto testamento biologico, sì, però
bisogna circoscrivere i limiti e nello stesso tempo non deve essere consentito per gli incapaci e per i minori. Bene, chiara la posizione, io la ringrazio. Sono io che ringrazio lei. Ospitare lei e dà appuntamento ai suoi telespettatori. Saluto e ringrazio i telespettatori per la pazienza che hanno avuto ad ascoltarci. Arrivederci alla prossima.